Tim Cullen non ha cicatrici misteriose da far valere, ma per contro sostiene di avere una prova fisica inconfutabile. Non saprei dirvi quali sono gli alieni che mi hanno aggredito. Se grigi, rettili, nordici, insettiformi, esseri di pura luce. Ma posso dimostrare tutto ciò che sto dicendo. Ho la prova. Non sarà una prova schiacciante, ma è una prova. Nel Colorado la gente prende le cose per come appaiono, vedere per credere. Tim Cullen è una persona normale, fa il fornitore di cemento a Yuma. Non è il tipo di persona da cui ci si aspetterebbe di sentir dire che è stato rapito dai marziani. Stavo sull'autostrada alle 11 circa, quando vidi un grosso velivolo inserirsi tra due pali telefonici, passare sotto i cavi e oltre il recinto. Sarà stato lungo una trentina di metri, largo 7 e alto 3. Quando mi si è fermato davanti, aveva la forma più o meno di un sigaro. Il velivolo sembrava diretto a ovest, ma è atterrato lì vicino, perché quando mi fermai, due luci cominciarono a brillare forte. Erano molto intense, come quelle alogene. Non riuscivo a vedere più nulla. Rimasi seduto lì, immobile, e dopo un lasso di tempo che sarà durato non più di 3 o 4 minuti, mi girai verso mia moglie e le dissi: beh, potremmo anche rientrare a casa ora. Tim non pensò più a quell'episodio finché qualche anno dopo dovette vedere un medico perché per sbaglio si era dato una martellata sul pollice. Mi fecero una lastra al pollice. Tornarono dopo poco con in mano la lastra del mio pollice e mi chiesero se sapevo che nel mio polso era conficcato un pezzo di metallo. Fu una sorpresa per me e loro mi chiesero ancora se ne ero a conoscenza. La prima cosa a cui pensai fu l'UFO, che vidi qualche anno prima. Allora mi resi conto che qualcosa là era veramente accaduta. Tim andò a farsi vedere in California da un podologo di nome Roger Lair, che da anni si dedica allo studio di impianti alieni nel corpo. Su 9 casi che ho trattato finora, ho scoperto che sono 2 le categorie di oggetti che ho rimosso. La prima categoria è composta di palline piccole, biancastre, non metalliche, ma che hanno dentro di sé elementi metallici. Mentre la seconda categoria è composta da palline metalliche che hanno un rivestimento di materia biologica molto misteriosa. Questi oggetti sono stati analizzati da diversi laboratori indipendenti, ma Lair sostiene che non è stato possibile identificarli. Convinto che l'oggetto conficcato nel polso fosse un innesto extraterrestre, Tim Cullen decise di farselo rimuovere. Lair si assicurò che l'intervento fosse registrato.
Blair non è un medico e non può quindi svolgere le operazioni in prima persona. Si è fatto aiutare da un medico qualificato per effettuare l'intervento sotto anestesia locale. Il corpo è stato rimosso e analizzato presso un laboratorio. Alcune leghe di questi oggetti metallici contengono isotopi non terrestri. In altre parole, parte della materia di cui questi oggetti si compongono non è del nostro pianeta. Che dire? C'è qui una persona che sostiene di essere stata rapita dai marziani. Poi viene a farsi vedere e si scopre che nel suo corpo c'era un oggetto con livelli elevati di isotopi non terrestri. Di sicuro sta dicendo la verità. Tim si è fatto convincere dalle idee di Roger. A questo punto vuole saperne di più sugli incontri ravvicinati con i marziani. A convincermi è stato l'oggetto che il dottor Lair ha estratto dal mio braccio. Qualcuno mi dica cos'è. Mi dica di che cosa è fatta la membrana di rivestimento e chi l'ha introdotta nel mio corpo. La diagnosi finale è stata spedita al professor Peter Hawkins, ordinario di chimica della Oxford University, il quale ha espresso delle considerazioni sulla relazione del dottor Lair. Non c'è un briciolo di evidenza che questo oggetto abbia origini extraterrestri. Secondo me è una relazione in cui si evidenzia che nel corpo è entrata un po' di terra del tutto terrestre. È un sassolino, o ghiaia, o chissà, magari un pezzo di metallo. Mai penserei che si tratti di un corpo extraterrestre, e chi lo sostiene delira. Un vero scienziato dovrebbe dire: vediamo se è una cosa normale, vediamo se è possibile identificarlo senza dover far ricorso a spiegazioni stravaganti e fuori dall'ordinario. E in questo caso non ho dubbi, la spiegazione è molto semplice. Se si tratta di sostanze non biologiche, quali un pezzo di asfalto, una spina, un vetro o un pezzo di plastica, allora dipende dalla persona. Se non hai a che fare con le rose, allora non puoi pungerti con le spine. Se non vai in moto, di solito non ti ritrovi con sassolini sotto la pelle. Se hai avuto un incidente in auto, potresti avere un pezzetto di vetro in corpo. Se non sei mai stato nelle vicinanze di un vetro rotto, non puoi averne un residuo addosso. Dipende dal singolo paziente. Quando Tim avvistò l'UFO, si stava riprendendo da un terribile incidente automobilistico da cui venne fuori con fratture multiple e il collo rotto. E ha lavorato nei cantieri di costruzione tutta la sua vita. Entrambi questi elementi sono idonei a giustificare la presenza di un oggetto esterno nel proprio braccio. Eppure Tim è convinto della bontà della spiegazione di Lair, spiegazione che la comunità medica trova aberrante. Un'asportazione ha senso quando il paziente avverte dei forti dolori causati dalla presenza di un oggetto esterno, ma farsi operare perché un podologo pensa che quell'oggetto sia stato messo lì dai marziani non ha alcun senso. Nonostante la comunità medica consideri la sua storia del tutto inverosimile, Tim continua a perseguire il suo scopo, e gli unici a cui sente di potersi rivolgere sono gli investigatori di sequestri. Forse le storie come quella di Tim hanno una spiegazione razionale, senza dover essere legate necessariamente a un rapimento alieno.